Thank you Buon pomeriggio, ben trovati amici telespettatori. Siamo a un nuovo appuntamento di Culturalmente Parlando. E voi vi rendete conto che in questa trasmissione, che ormai è molto seguita nella nostra regione, abbiamo ospiti sempre diversi e. Passiamo dagli ospiti crotonesi, quindi della nostra città, a quelli calabresi. E devo dire che la risposta eh, da parte del, dei nostri scrittori, dei nostri musicisti che dalla Calabria arrivano a Crotone, perché eh, ricevono eh, il mio invito e sono sempre molto disponibili. Questo è un appuntamento molto particolare, intanto perché con noi abbiamo un giovane avvocato praticante di 24 anni, Giuseppe Bruno. Un ragazzo che arriva dal eh, comune eh, di Corigliano Rossano, dobbiamo ormai dobbiamo dirlo, eh, è che comunque ha scritto un libro molto interessante di cui parleremo, L'innocenza perduta di un uomo criminale. È un testo che mette insieme prima una, ehm, una parte di, di, di tesi che riguardano appunto questo settore eh, della criminalità ma in particolar modo dobbiamo dire eh, di quella che è l'esperienza eh, dei minori e poi diciamo nell'ultima nell'ultima parte viene raccontata una storia. Allora intanto Giuseppe benvenuto nei nostri studi, per me è un piacere ospitarti perché sei giovane e soprattutto perché hai voglia di contribuire ad una crescita della nostra terra anche attraverso il tuo lavoro. Grazie a te Giuse, sono onorato e felice di essere qui tuo ospite e quindi ancora grazie per il graditissimo invito. Diciamo che tu ti stai prendendo una seconda laurea, quindi sei completamente concentrato sullo studio? No, 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 quella è una parte della mia vita importante, però mi dedico pure anche ad altre attività. Lo studio è normale che... Eh, io ho dato il, il primo priorità. posto, assolutamente, assolutamente. Perché, Perché la conoscenza è molto importante ehm. ad averla, certo. Eh, se anche all'interno di una società, eh, di un'associazione sì. importante, sì, sì, dire. sì, sì. Abbiamo costituito l'anno scorso proprio l'associazione Tutto ciò che è vita, impegnata per la tutela eh, dei minori. E il contrasto è la prevenzione del crimine. Allora, come nasce questo libro? Perché lo hai scritto? Allora, nasce perché. Allora, diciamo innanzitutto che è il frutto della mia tesi di, di laurea in Appunto. giurisprudenza. Eh, nasce eh, perché nutrivo e nutro. Particolare interesse per quanto riguarda il settore della criminologia, in particolare della criminologia minorile, perché eh, essendo la criminologia comunque non una, non una professione, ma una competenza e ogni competenza si acquisisce anche con l'esperienza. Io avendo 24 anni cosa dovevo fare? Dovevo basarmi su quella che è la mia esperienza e quindi rivolgermi al mio passato e per questo ho scelto l'ambito minorile della criminologia e nasce perché parecchio che situazioni che ho vissuto da piccolo. Poi, alla luce di quella che è la mia competenza che ho acquisita nello studio, mi sono reso conto che siamo purtroppo in gravi, in gravi abbiamo gravi problemi per quanto riguarda proprio l'ambito minorile, perché non, siamo molto tutela, non sono molto tutelati i nostri minori. E per questo nell'ottica di una prevenzione minab, primaria, che è quella più efficiente, ho detto andiamo a, a occuparci di quello che è l'ambito minorile, ma anche per dare una serie di consigli a quelli che sono gli educatori, gli adulti, che purtroppo Molte volte sono i principali responsabili di quello che è la costruzione dell'uomo criminale. Perché io parto dall'assunto, caro Giussi, che siamo tutti innocenti. Abbiamo superato ormai la teoria dell'ombroso che appunto diceva che c'era qualche gene che ci portava a diventare criminale. E quindi noi nascendo innocenti poi questa innocenza la dobbiamo tutelare, ma la bisog bisogna tutelarla in proprio il mondo degli adulti. Quindi questo è un, un faccia a faccia con il mondo degli adulti per responsabilizzarli e ovviamente senza sensibilizzarli. Vedi, è importante quello che tu dici e ti spiego perché, perché chiaramente tu sai che sono due le agenzie primarie certo. che si interessano della crescita dei bambini, certo. la famiglia e la scuola. Assolutamente. E molte volte proprio in questi ambiti, in quello della famiglia e in quello della scuola, ci sono eventi, atteggiamenti, eh, stili di vita che poi eh, formano il bambino, che poi sarà l'adulto, certo. eh, e viene attratto dall'illegalità, viene attratto da tutto quello che può essere la violenza. La rabbia certo. e che poi ne fa dei criminali, insomma, quindi la, la colpa maggiore ce l'abbiamo noi adulti. Assolutamente sì. Questo è un dato di fatto che bisogna dirlo: perché negli anni magari si dà la colpa a diverse situazioni. Però, in primis i genitori, eh, perché loro ovviamente hanno il delicatissimo compito di educare i propri figli, ma in secondo si ovviamente va alla scuola e quindi i docenti, infatti, io nel libro. Parlo dei docenti come degli educatori insegnanti, cioè a me poco interessa che un docente porta a termine il programma scolastico quando magari ha situazioni nella classe e ce ne sono, non vengono menzionate perché è ancora vige il tabù, però ci sono parecchie situazioni di disagio che i docenti purtroppo ancora oggi non riescono a, a, a farli uscire fuori e ad aiutare questi propri, eh, questi propri alunni. E per questo, queste due agenzie educative, che sono le principali, sono proprio delle. Sono la palestra della vita, cioè in questi settori si va a formare quello che è l'uomo. Quindi noi dobbiamo vedere quest'uomo nel futuro come sarà innocente o criminale. Nel momento in cui sarà criminale, vuol dire che c'è stato qualcosa che non è andata bene e dobbiamo eh, individuare proprio le responsabilità negli adulti che hanno interagito con questo minore. Ecco, in questi percorsi eh, evolutivi che tu hai fatto, eh, che cosa è emerso? In realtà, da cosa sei partito? Eh, e poi. Pian Piano piano entreremo anche in quello che è insomma la parte forse romanzata del gioco. Sì, tuo certo, libro. che ci sta pure bene. Certo, eh, sì, sì, sì. Allora, mh, io sono partito ovviamente prima dalla, dalla parte scientifica perché ovviamente bisogna avere delle teorie per poter eh, andare ad analizzare quello che è il contesto sociale reale. Quindi, sono partito da alcuni assunti basi condivisi dalla comunità scientifica e quindi le principali teorie sulla devianza giovanile, dall'aspetto psicologico, biologico e sociale. Poi, cosa ho fatto, ho um, preso parte di questa teoria e l'ho applicata nella realtà e quindi sono passato a dare degli spunti più pragmatici, per esempio sono andato ad analizzare i mass media, l'influenza negativa che o esercitano oggigiorno nei confronti dei minori, per esempio um, possiamo identificare um, nella serie non so, il capo dei capi, no? io provengo da quella generazione che se l'è vista tutta. tutta. E inevitabilmente, lo, lo sai cosa accadeva ai miei coetanei all'epoca, che imitavano le gesta di, del presunto attore principale che era eh, Totorino alla fine, Zutotò. Totò, e che succedeva. Questo perché è avvenuto? Perché? Noi i, i, noi, all'epoca noi, gli adolescenti che succede? Nel momento in cui eh, avve, avviene questo distacco dal punto di vista familiare, perché durante l'adolescenza è una fase molto delicata. No? Quindi si va alla ricerca di un'identificazione sociale. Dal momento che poi ogni, ogni persona è diversa, ha un trascorso diverso, questa identificazione può andare a trovarla in persone sbagliate, perché magari. Di suo ha una situazione familiare disagiata, magari non ha una prospettiva economica futura positiva. Quindi, che fa? Va a ricercare in quei modelli sbagliati, e questo la società lo spinge a farlo, per, per cercare di, di autorealizzarsi, che è una cosa giusta assolutamente. Ognuno di noi si deve autorealizzare, però, con gli strumenti giusti, non possiamo mai pensare che dobbiamo affiancarci a quella che è la mafia per poter ambire ad avere posizioni di potere. Infatti, pure nell'Islam libro eh, analizzo la variabile mafiosa nel contesto sociale calabrese che si presenta ai ragazzi e agli adolescenti come un'opportunità e questa è una cosa che mi preme tantissimo dirlo: la mafia non è un'opportunità, la mafia è una ragnatela perversa da cui si può uscire solo o con la morte o in carcere, lo sappiamo. Quindi sono andata ad analizzare i fattori, diciamo, condizionanti in negativo. Per quanto riguarda l'ambito minorile. E poi mi sono soffermato anche per, lungamente sull'aspetto sull scolastico, sulla scuola. Perché come dicevi tu, poc'anzi la scuola è la seconda agenzia educativa più importante e nello specifico nel, eh, sul docente, sull'educatore insegnante. Perché riconosco da una parte che la classe lavorativa forse più vessata del nostro paese, sappiamo benissimo per quanto riguarda sia il trattamento economico ma anche anche per quanto riguarda la, la sicurezza. Buona, la buona scuola, il progetto che è stato messo in campo, eh, dobbiamo dire, ha rovinato un po' tutto cioè, il sistema infatti. e quindi ha creato ulteriori danni alle famiglie soprattutto. Quindi riconosco, da una parte, questo che loro sono, senza ombra di dubbio, la classe lavorativa più vessata, però d'altro canto devo riconoscere loro che detengono una delicatissima responsabilità che non, è, eh, non consiste soltanto nell'insegnare eh, alcune nozioni. O, o alcuni argomenti di storia, ma sta lì proprio l'educazione, anche perché il minore. Attraverso i docenti, ehm, i primi minori rappresentano le prime persone extrafamiliari che rappresentano le istituzioni, quindi un contatto, un buon rapporto, un io la definirei come un'alleanza terapeutica, ma in questo contesto l'alleanza scolastica tra genitore, eh, alunno e docente è indispensabile per il futuro del minore. Eh, noi oggi assistiamo a casi veramente... Fuori dal normale sì, sia di... ma è cambiato tutto il sistema sociale. Sì, e... sì, 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 sì. E purtroppo qua lo Stato deve intervenire, deve regolare, perché da una parte se tu non consideri questa classe lavorato di lavoratori importante perché detengono questo delicato compito, allo stesso tempo non, non, gli fai, non gli fai capire le grosse responsabilità che hanno. Quindi fino a quando non ci siano degli interventi legislativi adeguati, adeguati concreti, che possono tutelare sia il minore ma pure gli insegnanti e i genitori stessi, eh, vivremo così nell'omnia nel bellum contra omnes, cioè nella guerra di tutti contro tutti, quindi attendiamo da un lato che lo Stato... Possa intervenire perché è normale che gli interventi sta al legislatore certo. e quindi il legislatore ha questa responsabilità indubbiamente e allo stesso tempo anche, diciamo, agli insegnanti, ai, a tutti i vari educatori, di mettersi una mano sulla coscienza, cioè fare il loro lavoro con un minimo di empatia. Ecco, l'empatia penso che sia eh, quella chiave che ci permette di aprire tutte le porte per un lieto successo del, del futuro di un minore. Ecco, io ti sto ascoltando con molta attenzione Grazie. perché in realtà devo dire che sono mh, concetti condivisibili. È detto da un giovane è ancora più importante perché se noi facciamo un ragionamento su quello che era il rapporto anche genitori-insegnanti nel passato i genitori non sarebbero mai andati contro gli insegnanti, contro i maestri contro i professori e avrebbero in quel modo, eh, avrebbero in ogni caso dato delle responsabilità ai propri figli di aver sbagliato nei confronti del genitore, ecco, del, dell'insegnante adesso invece succede eh, qualcosa di completamente opposto cioè se mh, mio figlio o mio nipote è sotto Sotto l'attenzione dell'insegnante, dell io genitore mi sento sì. in dovere di andare a scuola, di creare dei problemi, a prescindere, a prescindere da tutto, certo. senza avere una verità su cui discutere. Certo. Ecco, questa è una è società molto... veramente molto fragile, ma soprattutto una società che è diventata violenta in ogni ambito e in ogni è questa campo. Questa è la particolare... La variabile che mi preoccupa che non c'è neanche un minimo di dialogo, perché il dialogo, il dialogo lo sappiamo è senso di civiltà, ma si parte magari subito o con azioni legali. Cioè, io mi ricordo una mia amica dirigente che mi ha detto: Guarda, non possiamo neanche più fare una nota ai propri figli che si presentano con il legale il giorno dopo. Ma non possiamo darle vintage ai propri figli tutte le cose perché magari in quel momento il docente ha le sue ragioni per mettere la nota al figlio e far passare al proprio figlio il messaggio che magari qualsiasi bravata viene poi giustificata. Questo può andare poi a, a, a verificare altre situazioni che possono essere magari il primo atto deviante, come può essere un danneggiamento, come può essere un furto. E quindi, un atteggiamento dobbiamo, un atteggiamento, quindi dobbiamo stare attenti perché il confine tra un'attività deviante e una, eh, un proprio e vero reato è abbastanza breve. Anche perché poi se lo sappiamo, poi nella scuola c'è un'altra variabile, su cui mi soffermo pure nel libro, che è quella del bullismo. Appunto. Eh, eh, là eh, anche i genitori hanno una, una responsabilità, perché il, il soggetto, fra virgolette, offendere, che in criminologia si tratta del carnefice, nel bullismo eh, ovviamente deve avere un, un proprio bagaglio che è andato a prendere nella famiglia, quindi... Cioè, cari genitori, attenzione per quanto riguarda i vostri figli. Educateli, si state vicini per qualsiasi responsabilità, però non date troppo credito da questo punto di vista, perché anche voi indirettamente potreste essere i, propri, i, loro, i loro complici morali, okay, specie okay. in queste attività. Ecco, parliamo della terza parte del tuo libro, la parte romanzata, che cosa racconti, da sì. che cosa parti, perché eh, è giusto che i nostri telespettatori... E siano interessati anche certo, no? a comprare certo. il tuo libro e a leggere questo è, testo, che è molto particolare, voglio certo, dire, certo. No? Guarda, io inizierei proprio dalla eh, copertina, eh, anzi, ehm, colgo l'occasione per ringraziare il grafico Eugenio Fortino che me l'ha realizzata ed è meravigliosa. Guarda, allora, mh, la storia si chiama Il bambino innocente e l'uomo criminale. Perché proprio volu ho voluto mettere a confronto la storia di un ragazzo innocente con quella di un criminale che, vivendo nello stesso paese, avendo le medesime esperienze, soltanto che uno diventa criminale, l'altro invece diventa magistrato. E quindi io cosa ho voluto fare? Sono andato proprio il contratto. I due opposti. E cosa ho voluto fare? Mi sono posto la domanda, c'è dovuto essere qualcosa che al magistrato l'ha dovuto aiutare nel percorso di crescita e quindi ho sottolineato l'importanza delle figure adulte di riferimento eh, nel, nel percorso di crescita. E quindi da questa parte c'è questo magistrato che mh, sta, in, sta appunto indagando su, su un omicidio e vede questo giovane suo conterraneo di appena 24 anni condannato. E nella genesi di quella che è la sua storia, nella criminogenesi della, di quella che è la sua storia, va ad analizzare quei fattori che inevitabilmente si sono scontrati con il suo condizionamento, e per un caso del destino, eh, quegli stessi fattori sono uguali a quelli del, della vita del magistrato. Soltanto che poi che succede? Si, il magistrato si rende conto che nella propria vita non è avvenuto questo condizionamento in negativo, perché c'è stata una figura di riferimento come la madre perché sappiamo che l'amore materno... È assolutamente la migliore medicina, il miglior fattore di protezione contro la criminalità. E poi c'è stata la figura di un suo amico, pure che eh, era un riferimento per quanto riguarda la persona adulta, che comunque indirettamente l'ha aiutato a prendere la strada della legalità. E quindi, eh, perché poi il confine è breve purtroppo: il, tra illegalità e legalità è, è molto breve. Quindi, per questo bisogna stare attenti e, soprattutto, responsabilizzare gli adulti gli adulti, questi sono allora, i destinatari. Eh, io ti lancio una provocazione e ti dico gli adulti, gli adulti che stanno sul web? Dobbiamo <ride> no. allora. anche dirlo questo. <ride> certo, no? assolutamente. Ormai siamo, i genitori sono distratti, vanno su, sui social perché vogliono controllare i figli e poi magari sono Infatti. loro che devono essere controllati. Eh. Quindi, eh. Non è una, eh, la mia non è assolutamente una lezione di vita, ma è soltanto dire che in realtà in tutto quello che sta succedendo nella nostra società c'è proprio questa distrazione verso quelli che sono i Valori fondamentali. Assolutamente, poi, specie con l'avvento di Internet, ehm, noi li chiamiamo un po' come i leoni da tastiera, cioè, eh, nascondendosi dietro quella tastiera, uno pensa che è tutto bello, tutto realizzabile, è tutto criticabile. Eh? Eh, e quindi specie eh, i genitori stessi magari si mettono a contrastare quello che è l'operato di insegnante eh, tramite il web. Questa è una cosa gravissima, anche perché il web è bene che ci sia perché comunque può facilitare quella che è la conoscenza, quella che è la, la, le relazioni, però deve essere saputo usare, perché dietro il web si possono celare eh, tante problematiche che inevitabilmente possono condizionare il minore, perché ricordiamoci sempre, è la nostra... Costituzione ce lo dice che noi dobbiamo garantire e tutelare il minore sopra ogni modo e per questo infatti io volevo a proposito di tutela dei minori eccetera eccetera volevo ringraziare pubblicamente il dottor Antonio Marziale che è il garante dell'infanzia e dell'adolescenza della regione Calabria che è stato autore della postfazione e a lui devo dire grazie perché ogni giorno veramente per tutta la Calabria e anche oltre eh, si spende in tutto le sue attività per la tutela di questi minori e soprattutto cerca di responsabilizzare e sensibilizzare gli adulti, che ancora quelli sono che non vogliono capire. Gli adulti, infatti. i destinatari, e quelli sono. E devo dire che il garante dell'infanzia sta, sta facendo delle battaglie molto, molto, molto interessanti, interessanti perché in realtà pone al centro di tutto proprio il, il minore che va tutelato infatti. sotto tutti i punti e di vista. E si risa. pone con parole di affetto e perché infatti. ribadiamolo di nuovo: l'empatia, l'affetto sono quelle le variabili che ogni persona adulta dovrebbe avere nei confronti del minore, iniziamo proprio da, da quelli che sono i principi cardini del, del, della vita umana, ecco non nascondiamoci dietro l'egoismo, se lo posso dire dietro il menefreghismo, certo. perché avviene anche questo magari nelle scuole eh, oppure nel mondo degli adulti, no? che magari eh, non c'è particolare attenzione nei confronti dei minori perché si pensa più a sé, magari lo sai cosa dicono, eh, vabbè non è figlia a me. Eh certo, infatti, e Poi magari un, un giorno abbiamo un delinquente, un criminale, eh, però eh, molti ti serve. Certo. Senti, questa poesia che c'è in, all'inizio <ride> del libro eh, sì. di chi è? è mia. Eh. Il mio nome, diciamo quello Jepp è il mio nome poetico. Sì. Eh. L'ho voluta a modo di ringraziamento perché io eh, mi considero poco poco, diciamo, anaffettivo dal punto di vista fisico, però dal punto di vista interiore cerco di far uscire il mio affetto attraverso l'arte, in questo caso attraverso la poesia. Eh, in quella poesia... Se in ti piace fare il criminologo, ti piace fare l'avvocato, ti piace scrivere <ride> libri, ti piacciono le poesie. Faccio pure altre cose, altre sì, cose sì. Sì. Lo so. ma io parto da un, da un assunto. Siccome io sono gemello ascendente gemelli eh. quindi dentro di me ci servono quattro persone quindi eh. mi occupo di più attività ma io penso che ognuno di noi deve fare delle cose che, che gli piacciono cioè. ovviamente perché la vita è nostra il mondo è grandissimo però dobbiamo saper ben eh, coniugare le nostre attività con quelli che sono i nostri talenti Vabbè. Con e i vero. nostri talenti. Mentre la prefazione l'ha fatta Diana Olivieri, docente sì. di criminologia minorile. Eh, mh, e sono onorato di essere suo assistente eh. di cattedra, e a lei devo dire particolarmente grazie perché ha saputo. Ecco, mh, vedo la professoressa Olivieri Diana come una madre accademica, se possiamo mm. considerarla, perché ha saputo eh, cogliere in me quello che, che oggi definiamo diciamo talento o <ride> predisposizione. E quindi devo dire grazie. Grazie perché mi ha spinto alla pubblicazione di questo libro e poi soprattutto con lei, ci tengo a dirlo, stiamo facendo dei bellissimi progetti per il nostro sud, eh. ma anche per tutti gli adulti e ne posso dire uno, uno molto velocemente, è quello della ricerca dei talenti in età evolutiva. Eh. Cioè, gli adulti. Mi fa pensare a qualcuno a me questo. <ride> <Chissà perché. ride> Beh, ecco, perché noi partiamo da un assunto, cioè, da un assunto base, cioè se, i, se gli adulti, gli educatori, sanno cogliere in quello che è il ragazzo adolescente quel proprio talento, a perché penso. tutti siamo dotati di un talento, per usare un po' una frase biblica, ognuno di noi ha un carisma, sì, è è, eh, è la. E però devono essere gli adulti a, a saperlo trovare e soprattutto indirizzare il minore verso quel talento, anche perché un minore realizzato, un individuo realizzato che fa quello che gli piace e, per que e quello per cui è portato, non potrà mai delinquere, non potrà mai buttarsi sulla strada della criminalità, cioè, è, per quanto la criminologia non è una scienza esatta, perché certo. lo sappiamo. Però se noi notiamo, ogni criminale nel suo passato ha un'esperienza o di bullismo, o di maltrattamento, o di disagio familiare, economico. Ecco, quindi. Possiamo pure spostare l'attenzione, la criminologia non è una scienza esatta, però eh, purtroppo alcuni avvenimenti che vanno Cresce a la rabbia nei sì, minori, no, sì, di fronte sì, a tante difficoltà sì, della ecco, vita. Sì, ecco. Per ah, questo dico e anche dobbiamo a, di fronte a tante violenze subite. Eh, perché sì, sì, e la... anche c'è da aggiungere pure questo. Che poi no? c'è un altro dato il, che noi lo chiamiamo il dato oscuro. Eh. Ci sono tante tante eh, attività criminose che hanno a che fare con i minori che non vengono denunciate. Appunto. appunto. E questo è un problema. Questo è un problema serio. Purtroppo le percentuali che noi abbiamo oggi mh, non sono veritiere, perché appunto c'è questo dato, il dato oscuro, che non viene menzionato. È, è qua, è qua, ma questo non solo per il Sud, questo è per tutta l'Italia. Per tutta l'Italia. Allora, io voglio dire ai nostri telespettatori che eh, Giuseppe ha origini anche crotonesi. Sì, per, eh, per parte di mia madre, dire, ovviamente, eh, ovviamente. No, eh, e mi dicono che anche l'accento in qualche modo non è propriamente di Rossanelli. E' eh. stato un po' viziato da quella che è l'origine di mia madre, quindi oggi per me è veramente un orgoglio e soprattutto sono molto felice di venire qui, di ritornare a Crotone, a Crotone. che ci ritorno molto volentieri e soprattutto è una bellissima... Quindi salutiamo zona. anche tua madre, cioè certo, de eh, Decaria, Decaria, Decaria. Scusa, decaria. decaria ecco. <ride> sì, sì, saluto tutti i Decaria di Crotone. E ecco. eh, quindi questo è sicuramente è un eh, un, un, orgoglio. un orgoglio, si sono d'accordo con te. E nello stesso tempo io ti dico che nulla succede per caso. Infatti, vedi, si sono incastrate una serie di cose eh, sì. che poi alla fine eh, mi ha dato questo piacere di ospitarti nei nostri studi e soprattutto di far capire ai nostri telespettatori... Quanti giovani calabresi abbiamo che vogliono impegnarsi per una terra come la nostra? È una terra che molte volte, noi lo sappiamo, lo diciamo tutti i giorni, usciamo sulla stampa soltanto per cose negative. E questo non va bene. Tira l'attenzione, ecco, è vero. Infatti, se ci sono fatti eh, di positivi. cronaca, eh, noi siamo su tutta la stampa nazionale e internazionale. Se ci sono fatti positivi in cui emerge... Tutto ciò che c'è di buono, e io dico di giovani che hanno voglia di rimanere nella nostra terra sì. ce ne sono tanti, ma diamogli la, possib la possibilità e l'opportunità di poter mettere in campo i loro Vero. talenti. Questo eh, è, un, è un messaggio che io lancio sempre quando ho giovani. Che ecco, come te eh, danno significato anche a questa trasmissione, a si, a questa trasmissione che si chiama Culturalmente Parlando. Quale occasione? Migliore di questa per parlare eh, di quello che succede e quindi anche di quella parte nascosta eh, di violenze che poi fanno dei bambini, dei minori. Del certo. Che poi serve criminali. sapere, anche eh. perché magari un genitore non può dire questo non potrà mai capitare mio figlio. Eh, purtroppo non lo possiamo non dire, specie con l'avvento dei social e di internet. Quindi. Ecco, dobbiamo essere un po' più cauti e se mi posso aggiungere sì. una, uh, una piccola cosa mm, sulla scorta di quello che hai detto tu, questo libro io l'ho fatto, uh, l'ho partorito anche perché... Cioè, nella mia esperienza, io mi sono sempre occupato, mi sono sempre interfacciato con il mondo degli adulti, prima nell'ambito della chiesa, perché io sono eh, stato carichetto fino a 14 anni no? e lì, eh, diciamo, eh, ce l'ho riportata pure questa esperienza, e lì già mi dovevo interfacciare con adulti che si scontravano con il mio pensiero. Io ho voluto partire questo libro anche perché voglio colmare quello che è il distacco generazionale, anche anzi, se mi è consentita la parola, quella che è il, la discriminazione generazionale che a volte il mondo degli adulti ha nei confronti dei giovani. Ecco, questa è una cosa molto importante e ti ringrazio per averlo ribadito, eh, questo importante concetto. Grazie, Giussi. Allora, noi siamo al termine. Io ringrazio Giuseppe Bruno, il suo libro L'innocenza perduta di un uomo criminale. Eh, è un testo che io invito a leggere perché ci pone di fronte a quelli che sono i problemi della nostra quotidianità e soprattutto aiuta anche i giovani genitori a capire qual è il ruolo della famiglia e come educare i propri figli per avere un domani degli adulti responsabili e consapevoli. Perché a noi manca la consapevolezza della legalità, sì. molte volte ci lasciamo prendere anche da piccoli atti inconsulti che poi non, non ci permettono di dare significato a quella a che quella è la che... legalità certo. per una terra che ne ha tanta e che ne può, la può mettere completamente in evidenza. Quindi grazie Giuseppe per essere stato grazie qui nei nostri te, studi, Giuseppe. avremo modo di ospitarti peraltro, con però, estremo però, piacere guarda. con estremo piacere e io ti dico veramente che mi, mi, mi fa piacere dare questa, questa possibilità ai nostri telespettatori di riflettere su argomenti come questi che sono di un grande interesse e che ricominciano un po tutti quanti grazie ancora a voi amici telespettatori ci vediamo la prossima settimana